Ciao ragazzi, sono Simone Bertoni del team K-Carp e sono qui allo stand di K-Carp in questo Carpita del 2016 per presentarvi alcune delle novità di K-Carp di quest'anno. In particolare qua ci troviamo di fronte al nuovo barchino radiocomandato. Il nome del barchino innanzitutto è Ardito. Questo barchino, come si può vedere di primo impatto, ha come prima caratteristica quella di mantenere delle dimensioni molto ridotte rispetto a molti altri sul mercato, e questo io la trovo una caratteristica importante perché sicuramente ci agevola durante la fase pre-pesca, ovvero il trasporto, perché comunque quando si utilizza il barchino radiocomandato spesso e volentieri è perché si raggiungono posti un po' più impervi dove magari portare una barca o un gommone è una difficoltà. Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche del barchino, possiamo dire che unito ad un peso di 5,6 kg netto possiamo avere due batterie da 6, molto piccole, quindi poco pesanti, e quindi creare un insieme molto molto leggero. Nella parte superiore, come possiamo vedere, è evidenziata una vasca di carico da circa 2 kg, anzi forse anche qualcosa di più, una fanaleria anteriore molto valida e molto luminosa che ci permette anche nelle ore notturne di poter gestire il barchino nel migliore dei modi, mentre nella parte posteriore, oltre all'antenna di ricezione segnale, abbiamo uno scomparto richiudibile attraverso un coperchio completamente chiuso da calamite, ripeto calamite, dove sotto questo coperchio ci sono il pulsante on off e immediatamente ai lati una presa di ricarica e una presa di alimentazione dell'eventuale fish finder o fish finder GPS. Approfitto per dire che il fish finder GPS e il fish finder sono due optional che si possono installare su questo barchino. I motori sono piccoli ma allo stesso tempo molto potenti, in grado di far raggiungere alla barca una velocità di circa 80 metri al minuto. Questa è la modalità per poter misurare la sua velocità. Ovviamente fornita dello sgancio, come abbiamo detto, all'interno della vaschetta, e nella parte posteriore lo sgancio del terminale. Nella parte posteriore, come si può vedere, ci sono una serie di fanali, chiamiamoli così, che hanno tutti una funzione. I due laterali di indicarci che il barchino sta lavorando nella maniera corretta, i due da sinistra, i primi due da sinistra, anzi il secondo e il terzo da sinistra, sono in grado di darci quella che è la carica delle batterie di destra e di sinistra. Questo che è il quarto ci segnala lo sgancio, l'avvenuto sgancio del terminale, e l'altro ci segnala l'avvenuto sgancio della vaschetta, l'avvenuta apertura della vaschetta. Il barchino di K-Carp ha, oltre a una borsa in grado di contenere la barca e i suoi optional, appunto vari optional, l'abbiamo detto, del fish finder e del fish finder GPS. Con loro ci sono i caricabatterie riguardanti diciamo la carica per l'autovettura e il caricabatterie solare, un prodotto che sicuramente sarà tra i più richiesti sul mercato 2016.